Benvenuti di nuovo in questa video clip series che chiamo Il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Questo deve essere il video clip 56. Vorrei continuare di cercare di spiegare queste trappole nascoste ma molto potenti che Satana ha fatto per noi in questo periodo di portarci lontano da Dio. Gesù ha detto: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Gesù non ha detto: dai loro foglie li riconoscerete, che sarebbe le belle parole. Tante persone oggi seguono le belle parole, ma non più le parole di Gesù o il catechismo, cioè la verità di Dio, ma come mi sento. Ecco perché saranno molto facile ingannati da Satana, perché seguono i sentimenti invece la verità di Dio. Come Bergoglio ha diminuito la sacralità del grande sacramento del matrimonio, snellando questo processo e spostando il processo alle diocesi, facendo il processo di annullamenti più facile e meno controllati. Lui sta usando la stessa strategia essenziale per far diminuire la coscienza e la fede nella sacralità del Dio infinito, Gesù Cristo, nell'Eucaristia. E ultimamente promuoverà una nuova liturgia della Messa che non sarà più valida, in un modo sleale, subdolo e nascosto. I pochi vescovi che sono rimasti fedeli alla verità immutabile, che è Gesù Cristo, come esempio i quattro cardinali che ha scritto i Dubbia, novembre 2016, e il loro libro, Permanere nella verità di Cristo, matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica, ottobre 2014, e anche quel libro hanno stampato quello, e hanno dato una copia a tutti i partecipanti al sinodo nella loro scatola di posta, e durante la notte qualcuno ha preso tutti quei libri, è sparito tutti quei libri. Interessante qui. Sono stati tutti i vescovi che rimangono fedeli alla verità. Guardate bene questo. Tutti i vescovi che sono rimasti fedeli alla verità sono stati degradati e sostituiti con i vescovi che non sono fedeli alla verità, che non cambia con il mondo o con una chiesa moderna. Nonostante che sembrasse che Cardinale Bergoglio permette graziosamente la libertà ai vescovi di cambiare la liturgia della messa per le loro diocesi, in quel documento Magnum Principium, gli altri vescovi numerosi sanno bene che devono obbedire totalmente Papa Francesco se non vogliono perdere i loro titoli, le loro posizioni, il loro stipendio e peggio. In un'intervista recente con questa rivista 1 Peter 5, settembre 2017, il vescovo Athanasio Schneider ha detto che alcune delle ambigue affermazioni di Amoris Laetitia stanno provocando anarchia morale e disciplinare nella vita della Chiesa. Monsignor Schneider continua, lui dice: questo principio di correzione fraterna all'interno della Chiesa è stato valido in ogni momento, anche verso il Papa, e quindi dovrebbe essere valido anche nel nostro tempo. Purtroppo, chiunque nei nostri giorni osi parlare di verità, anche quando lo fa con rispetto nei confronti dei pastori della Chiesa, è classificato come un nemico dell'unità, come accade a San Paolo quando egli dichiarò: sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità. Galati 4,16. Chi ha paura di indebolire la Chiesa nella sua unità, muovendo critiche agli insegnamenti di Papa Francesco, si ricordi che il Papa è un servo della Chiesa. Egli è il primo che deve obbedire in modo esemplare
alle verità dell'immutabile e perenne magistero, in quanto egli è solamente un amministratore, non il proprietario delle verità di fede. Il Papa deve costantemente legare se stesso e la Chiesa all'obbedienza verso la parola di Dio. Quando il Papa stesso tollera un'ampia diffusione di evidenti errori di fede e di gravi abusi nei sacramenti, come la missione ai sacramenti di adulteri non pentiti, i vescovi non dovrebbero comportarsi come impiegati servili che si chiudono nel silenzio. E poi Gesù dice: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerà davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. E Gesù è la verità. Cioè, tutti non avranno paura di dire la verità. Perciò Dio Padre si vergogna di quelli preti e vescovi oggi che non vogliono dire la verità. E c'è un articolo che qualcuno ha spiegato questo molto bene, il titolo dell'articolo che si può trovare nei miei siti: nel nome dello scopo, sacrificare la verità sull'altare dell'unità. Questo spiega molto bene questo concetto, anche paura dei preti e vescovi. Pregate per loro. 400 anni fa i protestanti hanno lasciato la Chiesa, causando grandi danni e disunità e la morte di migliaia di cristiani. Ma oggi i protestanti rimangono nella Chiesa e mettono in silenzio o mandano via quelli che rimangono fedeli alla verità immutabile di Dio. Un esempio di questo è ciò che Monsignor Athanasius Snyder cercava di dire. Il cammino neocatecumenale, lui ha scritto questo articolo, il cammino neocatecumenale è un cavallo di Troia nella Chiesa. E poi c'è questo professore molto bravo, si chiama Don Ivan Pojaknik, un professore emerito di teologia alla facoltà di Ljubljana, Slovenia. E lui ha pubblicato vari studi teologici sul Concilio Vaticano II e la Chiesa. Recentemente, con la crisi nella Chiesa e anche nel movimento sacerdotale mariano, Padre Quartilio Gabrielli, il primo successore di Don Stefano Gobbi, ha chiesto Don Ivan Pojaknik di offrire le sue intuizioni e la sua guida in quanto riguarda a come il movimento si deve relazionare con l'attuale Vescovo di Roma. E questo, fra le altre cose, questo Don Ivan, questo professore, ha scritto nella lettera di questo che Padre Quartilio ha pubblicato. Questo professore ha scritto: lui stava parlando adesso del questo sacerdote francese con altri, ben presto dopo la morte di Don Stefano Gobbi, volevano comandare loro e hanno preso il controllo del movimento. Adesso lui sta parlando di questo sacerdote francese che è diventato capo del movimento perché voleva prendere controllo. E lui ha detto che, non comprendendo bene alcuni messaggi della Madonna e trascurandone altri scomodi, la circolare di questo prete francese, padre Larac, difende una totale e incondizionata infallibilità di Papa Francesco. Essa, con questo grande errore, ha confermato quei membri del movimento che dormono come bambini ingenui nel Getsemani, in quest'ora dell'agonia della Chiesa, e ha addormentato molti altri. Inoltre, in virtù della sua ambiguità, essa ha condotto un certo numero di membri del movimento della Madonna in un altro movimento. Don Stefano Gobbi ha detto: dobbiamo essere bambini intelligenti, cioè bambini con gli occhi aperti e non bambini stupidi. Vale a dire con gli occhi chiusi, cioè stupidi, chiusi, la beata ignoranza. Come ha predetto
profeticamente Don Silva Gobbi nella meditazione sulla battaglia di Gedeon contro i Madioniti nel libro di Giudici capitolo 7. Solo un resto del movimento sarà disposto alla salita eroica del Calvario fino alla fine, ma con esso la Madonna otterrà il suo trionfo. E si può leggere di più nei miei articoli. E già in dicembre 2016 c'era una commissione mista di cattolici, luterani e anglicani legata al segreto, sarebbe al lavoro per mettere al punto una forma di messa a cui possono partecipare i fedeli di tutte e tre le confessioni cristiane. Cioè di mettere tutti insieme e pian pianino arriverà a questa profezia di Daniele. Con le distrazioni di Cardinale Bergoglio, essendo ricevuto come un rock star in Colombia, e mentre tanti studiosi stavano scrivendo dei tanti errori e le eresie di Amoris Laetitiae, Papa Francesco pubblica Magnum Principium, che porterà la devastazione più grande al corpo di Cristo e alla Chiesa nella storia di 2000 anni della Chiesa Cattolica. Cardinale Bergoglio cambia la liturgia dal basso, dando a quanto sembra carta bianca alle conferenze episcopali e alle diocesi. Dovranno e potranno adattare il tutto alle esigenze locali e al linguaggio moderno. Non potendo cambiare la liturgia dall'altro, causa un scisma e la perdita dei seguaci, inizia dal basso, nonostante che comanda Papa Francesco totalmente, come un dittatore. Il progetto del Papa Bergoglio diventa sempre più chiaro. E Padre Pio, parlando di queste cose, lui ha detto: restate saldi nella tradizione, negli insegnamenti della Chiesa sin dalle origini. Questa è l'unica garanzia per un futuro pieno di speranza nel bene. Ma non è così ai giorni nostri, dove regnano le tenebre più fitte. Proprio a causa di questo, cercare sempre qualcosa di nuovo, di diverso. Queste sono le parole di Padre Pio di avvertirci di questo. E poi, così dico, cari fratelli cattolici, apriamo gli occhi. Gesù ha detto che ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Altrimenti cadremo automaticamente nelle trappole ben preparate del nostro nemico mortale, il padre della menzogna Satana, che si maschera come un angelo di luce. Si può trovare anche un articolo che spiega questo meglio, il mio articolo, una deviazione astuta della nostra attenzione. Finisco questo video qui. Dio vi benedica e Maria vi guida.